Vuole continuare la lunga striscia di vittorie consecutive e rimanere in scia alla capolista Città di Anzio, lo United Aprilia, che nella 21esima giornata di campionato Under 21 tra le mura amiche affronta il Rocca di Papa, squadra insidiosa e reduce da due successi consecutivi in campionato. Dal Pala Rosselli di Aprilia un cordiale buongiorno da Enrico Pasquali Coluzzi. La sfera verso Leonardi, poi ancora Leonardi, riceve il pallone, cerca la scucchiaiata per superare Brunetti. Rimessa laterale battuta ancora con Violetto, calcia Violetto in porta, intervento di Brunetti che devia in calcio d'angolo. Ancora buono, pallone perso banalmente, Violetto, diagonale, impreciso l'intervento di Brunetti e passa in vantaggio lo United. Era nell'aria questo gol, lo United aveva premuto sin dal fischio d'inizio, che prosegue dunque nel suo momento magico, anche se adesso deve difendersi. Però da questa iniziativa il pareggio immediato da parte di Buono, che realizza con il collo esterno destro. È stato assolutamente più decisivo, palo intanto colpito da Buono, ha già ceduto il pallone in avanti. Ancora lo United con questo diagonale che è stato scoccato da Leonardi, deviazione in calcio d'angolo. Avanza Mazzotta, occhio adesso ancora a Farrotti che riesce a castigare Cirilli con questo preciso tiro in porta, che dunque frutta il gol del 2-1, vantaggio del Rocca di Papa. Rincorsa di Buono, tiro di Buono, esce bene Cirilli che dunque nega la gioia del gol al numero 18 del Rocca di Papa. Prova allora a salire, sbaglia tutto però Salmieri, 3 contro 1 per il Rocca di Papa che va dunque a bersaglio con Buono. Rete del 3-1, è pronto Buono. Tiro di Buono, altro miracolo di Cirilli che tiene in piedi la sua squadra. Giocatore della Rocca di Papa infortunato e non ha potuto dunque essere presente. Attenzione a questa combinazione, traversa sfortunato Salmieri che ha colpito la parte superiore a costituire il muro difensivo. Parte dunque Rosina, il destro di Rosina, la parata di Brunetti, poi Violetto a sinistra verso Rosina, prova ad avanzare Rosina, bella finta di Rosina che poi calcia di sinistro e trova un gran gol Rosina, meraviglia da parte del numero 4. Violetto va a sinistra verso Leonardi. Leonardi, tiro improvviso, c'è stata forse una leggera deviazione che ha messo fuori causa Brunetti. Pareggio dunque dello United. E ha trovato però l'opposizione di Leonardi. Attenzione alla conclusione in porta, il palo colpito sempre dal numero 26 Farrotti. Non ha pagato dazio dunque da questa conclusione precisa di Farrotti. Bella iniziativa e palo colpito anche da Leonardi che pareggia dunque il conto dei legni in questo inizio ripresa. Spinelli, sbaglia Spinelli, poi però riesce in qualche modo a far ricapitare il pallone. Ancora Spinelli! Di giustezza, di prepotenza, di precisione, va a bersaglio Spinelli e porta avanti la sua squadra. Fermato Miele, situazione favorevole a Rocca di Papa, non sfruttata a dovere. Violetto, Violetto, calcio di punta Violetto, conclusione fuori. Il tocco di Salmieri, il tiro in porta da parte di Rosina improvviso, conclusione sul fondo. Numero 19 il Codari, evidentemente è stato reo di qualche gesto che non siamo riusciti a vedere. Attenzione ancora Farrotti che non passa, ha trovato uno sbarramento difensivo davanti a sé. Sicuramente manca un po' di serenità in questa partita dove si sta giocando molto, ci si sta giocando molto. Adesso arriva il gol del pari da parte di Farrotti, ingenuità di Salmieri che non è riuscito ad allontanare il pallone, gli è rimasto sotto la pianta del piede. E il Codari che guadagna calcio d'angolo, il pallone che viene messo dentro, abbandonato al suo destino Farrotti che castiga nuovamente la difesa dello United. Verso Violetto, prova ad andarsene via Violetto, il cross di Violetto, il pallone rimane lì, arriva il gol del pareggio da parte di Spinelli che ha seguito l'azione ed è riuscito dunque a toccare. Pensa per un attimo alla conclusione Violetto che è salito esponenzialmente in questo finale. Ancora Violetto, con il sinistro Violetto improvviso il suo tiro, parata però di Brunetti. Copertura difensiva da parte di Spinelli, se la cava benissimo Violetto, arma il destro Violetto e trova la rete del 6-5. Violetto letale, essenziale in questa ripartenza, ma gran parte del merito però bisogna assegnarlo a Spinelli. Poi Spinelli, Salmieri, Rosina, il diagonale di Rosina, il pallone termina sul fondo. Dunque con questo risultato United Aprilia 6, Rocca di Papa 5, finisce questo match. Un cordiale saluto e ringraziamento agli amici di Mondo Futsal, da Enrico Pasquali Coluzzi in voce e da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive.